Carissimo Lino, qui a Baradeli poche anime ma tanto da vedere, tanta ricchezza, tante peculiarità proprie del territorio, tanto che poi ci sono moltissimi turisti, visitatori, curiosi che vengono da voi e quindi siete 96 ma avete una struttura ricettiva come questa che non è niente male. Sì, una struttura ricettiva che nasce dalla vecchia casa padronale dei signori, insomma, che gestiscono questa struttura, recuperata sapientemente, con molto gusto, e in cui sono state ricavate 16 posti letto, con delle carinissime camere, e una sala ristorante che funziona per tutto l'anno, che quindi è in grado di ospitare quei turisti che vengono attratti dalle peculiarità del territorio, dal loro contesto ambientale. Adesso in primavera noi abbiamo un contesto ambientale naturalistico fantastico, dai colori. Assolutamente, assolutamente. Ma entriamo dentro, che io so che ci sono anche delle brave cuoche, gestito anche da donne, soprattutto da donne. Sì, la struttura è gestita da loro stessi, dai proprietari, che appunto in modo familiare portano avanti questa struttura anche con grande sacrificio, ma come tutte le altre attività, con grande passione, senza la quale insomma... Beh, tutto mi sembra fuorché sacrificata, questa bellissima ragazza che poi Alessia, ciao cara. Ciao. Io prendo sempre in giro tutti, perché tutti prendono in giro me, quindi mi devo vendicare. Mi giusto. Devo vendicare. Quante donne in questa gestione familiare? Allora, due, tre. Tre donne, quanti uomini? Uno. Siamo sempre in maggioranza, quando le cose vanno bene, perché le donne sono in maggioranza. Si sposti sindaco maschietto, si sposti, vieni Alessia, perché così ci presenti la ricetta di oggi, che non è l'unica che hai preparato ovviamente qui nel tuo ristorante. Allora, qua in preparazione le costolette d'agnello. E con una ricetta ancora una volta rivisitata in salsa all'arancia. Quindi una ricetta tradizionale, però come ci diceva anche in un'altra occasione la cuoca Maria Grazia, innovazione e tradizione che si uniscono splendidamente. E poi una cosa importantissima che prima non ho detto, che nella nostra cucina l'elemento predominante è l'olio di oliva biologico. L'olio di oliva biologico? Ma tu mi hai detto che stanno preparando il piatto, prego. Allora ovviamente Lino, quando si tratta di mangiare anche i maschietti si riuniscono al gruppo, capito? Purtroppo noi abbiamo bisogno di più energie perché ne sprechiamo di più delle donne, però è una cosa naturale. Ma in che modo? Lavorando. Ma quando? Perché noi donne non lavoriamo. No, assolutamente, ma usate meno. Eccolo là. Fisica e quindi sì, meno. Sì, sì, certo. A parte gli scherzi col sindaco, Maria Grazia, ben ritrovata. Buongiorno a lei. Buongiorno, allora, cosa stai preparando di buono? Alessia ci dice... Agnello con, ancora una volta, tradizione e innovazione insieme. Esatto, l'agnello che è la carne regina, insomma, della Sardegna, rivisitata però con una salsa all'arancio. Quindi allora abbiamo agnello sardissimo. Sì, produzione locale. Un attimino fatto dorare l'olio in una padella. Olio assolutamente rigorosamente extravergine e biologico di nostra produzione. Una volta che l'agnello dora un po', si sfuma con un po' di vino bianco, se vernaccia è anche meglio ovviamente. Rimaniamo sugli ingredienti sardi. Esatto. Poi un goccino di panna è molto importante, del succo d'arancia, e poi si lascia addensare la salsa, dopodiché è pronto. Poi insomma, a gradimento di ognuno, la cottura della carne, giustamente. E tu, da buona cuoca, come la consigli la carne d'agnello? Più o meno cotta? Andrebbe un po' al sangue, ma... Non tutti poi la gradiscono al sangue. Quindi la cottura viene ultimata fino all'ultimo, insomma. A me va bene al sangue, quindi quando vuoi possiamo impiattare in maniera che io... No, mischina, lei sta continuando perché si deve addensare giustamente la salsa. Nel frattempo chiediamo a Lino, ma tu sai cucinare? Pochissimo, purtroppo non è il mio forte, però devo dire che non mi pesa perché non sono neanche una buona forchetta. Non è vero! Signori e signori, uno scoop, il sindaco di Baradeli, magna che è una meraviglia, io ci ho mangiato più di una volta, magna! Stavamo dicendo Lino, tu non sei... No, non sono molto bravo a cucinare, però insomma non voglio togliere il ruolo che è tipico anche della... È tipico delle grandi lavoratrici. Poverino. Quando si dice, vedete, che la maggioranza poi femminile mette in mezzo la minoranza, poi ci chiamano sesso debole, vero? Così pare, ma...
Che poi, Lino, devi sapere che la cosa fantastica e paradossale è che le donne da una vita cucinano, da una vita, tradizionalmente cucinano, ma i più grandi cuochi sono tutti uomini, perché quando diventa una professione ben retribuita e che dà un po' di visibilità, allora appare l'uomo. Siamo più opportunisti gli uomini? No, no. Meno male che sono solo 96 anime a doverlo sopportare il nostro sindaco di Baradili. Io scherzo sempre con Lino perché è un amico e perché questo è lo spirito di Baradili. Voi potete venire qua a rilassarvi, a mangiare dei piatti ottimi da Alessia, e non solo, perché tutto il paese è molto ospitale. Potete anche dormire, perché Alessia vi dà l'opportunità anche di dormire qui e passare delle giornate serene divertendovi come mi sto divertendo io. E scusate se ripeto, ma anche mangiando, vero Maria Grazia? Buon appetito. Grazie, buon appetito anche a voi.